vedere tanti volti conosciuti, ma fortunatamente vediamo anche tanti visi nuovi e quindi vuol dire che Osma si sta espandendo. Benissimo. Purtroppo Diego e Attila non sono potuti venire perché in UN abbiamo un po' di problemi di budget. Io sono Alessandro Palmas che vi parlerò un po' di questo nuovo challenge che diciamo qua nelle Nazioni Unite. Partiamo dallo scenario. Cosa succedeva nel reparto GIS delle Nazioni Unite? C'era questo sistema che da diversi anni, però queste mappe prodotte avevano un ciclo di aggiornamento che oramai non era più in linea con le richieste delle missioni. E questo oramai capita sempre più spesso nel mondo di oggi. Qual è stata l'idea? Avviare un progetto pilota che preveda direttamente l'inserimento dei dati in OpenStreetMap e da lì poi proseguire al tracciato delle mappe. Questo porta anche a, tramite la disseminazione dei dati su OpenStreetMap, a condividere i dati prodotti da UN anche per tutti gli altri operatori sul campo, quindi ONG, cittadinanza attiva, che piano piano in Africa anche questo fortunatamente sta iniziando ad esserci, e quindi rilasciando su OpenStreetMap i dati. Sembra un'idea banale, ma tenete conto che UN diciamo, è un universo attivo in più di 110 paesi e quindi appunto per noi che sembra una cosa da fare in un attimo, è comunque una rivoluzione mica male. Un punto che vorrei rimarcare però è che cosa ha aiutato questo cambiamento? Ha aiutato tante conferenze come queste, il Fosfor G, gli OSMIT e la comunità, e anche delle persone quali Maria che andavano lì a rompere le scatole e guardate che esiste il mondo open source e open data. Ok, e qual era la situazione precedente? Con dei prodotti Esri, il processo di creazione di queste TPL era lungo e costoso. Quindi praticamente si ordinava una mappa, le missioni sul campo ordinavano una mappa e quando una missione sul campo magari ha delle emergenze, scoppia una rivolta, un qualsiasi cosa, un evento catastrofico, c'è bisogno di una mappa il prima possibile. E quindi questo già era un primo svantaggio. Le mappe TLM sono stati che i dati aggiornati venivano aggiornati con poca frequenza e questi dati qua, una volta che fatto tutto questo sforzo, comunque questi dati venivano utilizzati principalmente per creare queste mappe. Quindi non c'era molta flessibilità del sistema. Lo schema dati era progettato per essere utilizzato esclusivamente a scala 1 a 50.000. E quindi ecco con tutte le generalizzazioni del caso, e lo schema dati è difficile da integrare con altri dati geografici, forse perché era una soluzione closed source, ecco, forse magari avessero adottato un open source avrebbero avuto meno problemi. Ecco, questo è più o meno lo schema, dalla cattura dei dati all'armonizzazione, alla generalizzazione e alla produzione, e alla fine tutti questi sforzi producevano questa mappa qua, una 50. La soluzione proposta è creare un servizio self-service, quindi chiunque sia abilitato può richiedere una mappa senza dover fare chissà quali procedure e in circa, abbiamo stimato in circa un'ora, viene prodotta un PDF che viene inviato via mail dalla persona richiedente. Passiamo da diverse settimane e costi notevoli a tempi di un'ora e costi ridotti. Quindi il tutto attraverso il geoportale delle Nazioni Unite. Come vengono generate queste mappe? Vengono
generati appunto con un nuovo prodotto della Estri, spero non partano le portate di fischi, però purtroppo nelle grossissime organizzazioni purtroppo bisogna avere tutto pronto e quindi signori, signore di Cugis, lavorate ancora un po'. Bene, diciamo siamo buoni clienti, diciamo così, va. E poi le mappe sono generate utilizzando dati di rilevamento delle precedenti missioni, quindi abbiamo dei dati che in alcuni casi possiamo chiamare storici, dati autoritativi UN, quali ad esempio i confini e i toponimi, anche perché se magari andate sul posto e fate vedere a un somalo che c'è un nome che non va bene o il confine che è spostato, ecco, magari se ne potrebbe avere un po' male, le curve di livello e dati aggiornati in quasi real time in OpenStreetMap, e da qui la rivoluzione. Perché in quasi real time? Perché nonostante noi teniamo una copia aggiornata quotidianamente in Postgres, il passaggio al database avviene solo ogni tanto facendo delle verifiche. Perché? Perché magari se lo vengono a sapere, che so, Boko Haram che deve fare un'offensiva, va lì, modifica tutte le strade e uno genera una mappa sbagliata. Ecco, quindi diciamo ovviamente si attivano dei processi di verifica. Quali sono gli obiettivi a breve termine? Configurare questo product on demand, sia lato back-end che front-end, configurare il template della mappa per appunto avvicinarsi allo standard utilizzato, creare poi ovviamente una guida di estrazione dati da OpenStreetMap al mondo MGCP, che è un consorzio multinazionale. E le mappe UN adottano uno schema molto simile, perché più o meno è uno standard riconosciuto da diverse nazioni, e allora si è adottato quello tantissimi anni fa. Viene eseguita una validazione dei dati, quindi in tutte le aree coperte dalla missione UNSOS. La missione UNSOS è la missione in Somalia, da cui diciamo sono stati presi fondi per partire con questo progetto pilota, e soprattutto vengono estratte direttamente su OpenStreetMap tutte le strade, gli edifici e le cose mancanti, partendo da immagini satellitari aggiornate. Le immagini satellitari aggiornate, diciamo, abbiamo un agreement con Digital Globe, quindi ovviamente a prezzi scontati, perché diciamo ne facciamo uso umanitario, e a volte riusciamo a lavorare con immagini satellitari di 10-15 giorni, scattate 10-15 giorni fa. Ecco, quindi diciamo riusciamo a fare un bel lavoro. La Somalia è su OpenStreetMap, perché come vi ho detto il progetto è partito focalizzandosi sulla Somalia. Ci sono due persone impiegate a tempo pieno, il sottoscritto, il buon Paolo Geofriz, che è qui con me, per mappare, quindi diciamo ci consumiamo i mouse a mappare e diciamo a coadiuvare gli sviluppatori e chi si occupa diciamo di gestire la transizione. Altre due persone nel controllo qualità, e il controllo qualità viene fatto direttamente su OpenStreetMap, quindi diciamo UN mappa e fa il controllo qualità. A questo punto poi i dati vengono iniettati nel database. L'inizio dell'attività è stato il 12 novembre e come vedete l'incremento in 3 mesi abbiamo incrementato di 16.800 km le strade, che è la caratteristica principale richiesta, mentre nei precedenti 9 mesi l'incremento è solo di 8.300 km. Lo strumento utilizzato è JOSM, quindi diciamo stiamo spargendo in UN l'utilizzo di JOSM, utilizzando come base map le immagini satellitari. Dice dalla Globe qual è il workflow, e qui
quindi partiamo da l'editing su JOSM. C'è tutta tutta la quality assurance che ha stabilito, quindi tutte le procedure di controllo qualità. Dopodiché vengono estratti dati e tradotti tramite un file YAML che stiamo affinando sempre di più in questo standard pseudo-MCT. Viene importato in un database SQL e trasferito in questo Product of Demand di S3. Dopodiché, dalla missione, quindi remotamente, il cliente seleziona un'area di 28 km per 28, mentre prima aveva delle griglie, ora può fare un pan, quindi si può spostare tranquillamente. E il sistema fa la restrizione della mappa, sostituisce i nomi giusto per evitare problemi, aggiunge le curve di livello, inserisce le annotazioni, le griglie e così via. E dopodiché viene generata appunto questa mappa, una 50.000 di formato. L'obiettivo a lungo termine è intanto estendere l'uso di questo prodotto e quindi di OpenStreetMap a tutte le missioni, cooperare con le altre organizzazioni, quindi sia con FAO ma anche con HOT e tutti quelli che hanno interesse a lavorare con OpenStreetMap. Rendere OpenStreetMap l'ambiente di default su cui lavorare, quindi anche questa è un bel challenge, e coordinare la raccolta e l'estrazione con altri partner internazionali. Dopodiché internamente generare mappe anche a scale diverse, quindi arrivare anche a mappe, a city map, mappe urbane. Abbiamo già attivato un task manager interno per eseguire mappature interne con la possibilità di utilizzare le immagini di Digital Globe. E soprattutto attivare collaborazioni con università e associazioni per organizzare mappathon e workshop. E questo che da voi, se fate parte di associazioni e università, aiutateci e mettiamoci d'accordo se volete organizzare qualche evento. Questo è uno straccio della mappa. Ecco, cosa importante da notare è che viene dichiarato, cioè il disclaimer, che vengono utilizzati i dati OpenStreetMap, cosa che magari potrebbe non essere scontata. Ecco, qua vedete banalmente un po' il lavoro di traduzione, il file YAML generato, e quindi aiutateci a entrare nelle università e nelle associazioni. Vi lascio con, se volete vedere il link della presentazione del Global Sandwich Center, è lì, e quella è la nostra palazzina di Brindisi, dove siamo. Ecco. Grazie, e se c'è una domanda. Hai detto bene, se c'è una domanda. Posso? Giudicato. Il fatto che vengano utilizzati anche strumenti proprietari per l'acquisizione dell'informazione non fa correre il rischio che vengano privilegiate le acquisizioni di certi dati rispetto ad altri, ovvero di andare ad influire su quella che è la missione principale di OpenStreetMap, cioè una mappatura disinteressata? La mappatura in realtà noi mappiamo principalmente strade, corpi d'acqua, zone residenziali, edifici e barriere, che è un'altra cosa che diciamo è molto, ecco, per quella lì non è che polarizziamo, diciamo noi da remoto, perché nel 99,9% lavoriamo da remoto, perché quelle sono aree molto difficili da fare survey, e quindi diamo la mappatura di base che possono utilizzare tutti, ecco. Non abbiamo nessuna polarizzazione, diciamo noi siamo partiti sulla Somalia, ma se le altre missioni ci finanziano lavoreremo in tutto il mondo. Ok, grazie.